Ancora una fantastica giornata di metà novembre. Un'altra pressione che ha dominato, rimarrà in piedi penso fino ancora a martedì. Quindi oggi venite in barca con me e Giampiero. Vediamo come va. Anche una portaerei sta barca con le scarpe davanti è bellissima. Ci dobbiamo fermare. Non ha fatto la benzina. Prende la posizione. Ma che intoppo stamattina. Vabbè, diciamo che tecnologia oggi un po' ci ha lasciato un po' delusi, ma vediamo dopo, magari probabilmente qui non può volare il drone. Detto questo, cerchiamo, vedete l'acqua è un cristallo, quindi probabilmente pescheremo a razzolo, a sara, che è quello che c'è, sperando sempre nel pescione che magari si avvicina. E niente, ci cambiamo. Sì, lui è venuto in pigiama direttamente. Va bene, ci vediamo in acqua allora. Thank you.
Beh, giornata lunga però divertente, ancora una bella giornata e ovviamente le condizioni sono ottime, abbiamo tirato fino in fondo, a un certo punto poi però bisogna uscire purtroppo, c'è qualcuno che ci dice che dobbiamo uscire. Iniziata bene la giornata subito con un sarago preso praticamente da manuale, poi ho il secondo tiro, ho incastrato l'asta, l'ho lasciata lì, poi vi faccio vedere quello che è successo perché è veramente particolare. No, ho sparato all'inizio pescata con il 100 e un buco con l'asta a doppia eletta e praticamente si è incastrato tutto in maniera molto fastidiosa. Ho deciso di lasciare tutto lì, però ho legato la sagola a un pezzo di elastico arancione che galleggiasse in modo tale che poi magari al rientro avrei potuto vedere, diciamo, di recuperare l'asta. Beh, al rientro invece di trovare soltanto il pezzo arancione non ho visto più nulla, ma ho visto la sagola che si infilava in un altro buco e seguendola mi sono reso conto che praticamente la cerniotta si era liberata ed era andata a finire a contrasto con l'elastico arancione. Alla fine ho recuperato asta, pesce per fortuna e addirittura anche l'o-ring che utilizzo per le alette, gran fortuna. E la pescata si è rallentata abbastanza, poi ne ho preso il T2 di saraghe, ci siamo spostati e alla fine verso quest'ora abbiamo visto tanto movimento di saraghi anche grossi e le cernie, anche una cernia. Ho visto un dentice che sarà stato intorno ai 6-7 kg, fermo in uno spacco e poi è partito, dall'altro non si poteva ovviamente fare nulla. Va bene, comunque... Bella giornata. Sì. Vabbè, ovviamente lui è dovuto uscire prima perché la muta era quella che era, insomma, sì, bisogna avere delle mute, dell'attrezzatura per stare, per sentirsi a proprio agio, altrimenti poi la pescata anche viene male, si sente il freddo, insomma non si hanno quelle sensazioni giuste per poter continuare e non sentire la fatica. Non è che non ci sia la fatica, però con la giusta attrezzatura, ecco, quello che possono fare le attrezzature è magari fare questo, aiutare a non sentire fatica, a far pescate lunghe, ma sicuramente non possono incrementare i propri limiti. La gente magari pensa, ma con quelle pinne io scendo a 30 metri, ah, con quella muta io pesco 20 saraghi. No, non è così. Uno deve avere già i propri numeri e poi l'attrezzatura serve per stare a proprio agio. Vabbè, detto questo, il drone non ci ha aiutato. Niente, la tecnologia oggi non ci ha aiutato, però alla fine è andata bene. Facciamo vedere il carniere. Insomma, cerniotto e un paio di saraghi belli, altri insomma normali, ci possiamo lamentare. E niente, adesso ci cambiamo, rientriamo. Anche Giampiero porta bene, visto? Qualcosa è uscito. Beh, ci cambiamo. Beh, insomma, alla fine ci ha lasciato tutta l'attrezzatura, il vericello si è fottuto, il vericello elettrico, il drone non ha volato, l'asta l'ho quasi persa, il motore quasi non partiva, però in mare tutto a posto. Tutto a posto. L'importante è questo. Poi abbiamo visto anche una fantastica caretta, spero che le riprese siano venute bene. Niente, che dire, iscrivetevi, mettete mi piace sotto e fate dei commenti. Se avete delle domande sarò pronto a rispondere. Beh, alla prossima. Alla prossima. Sì. Ciao. Ciao. Oggi ottimizziamo. Le bimbe vanno a scuola e noi siamo seguiti dalla barca. Eccoci qua.